Signor Esposito, ieri la lettera inviata a Blog Taormina su quella vicenda riguardante il teatro antico, ecco, ce la sintetizzi? Ma io ho voluto inviare questa lettera perché dopo lo shock che ho subito al commissariato di polizia, dove mi hanno schedato e preso le impronte digitali, e francamente nell'amarezza di ciò che ho subito, mi è sembrato opportuno, uno da cittadino, far rilevare cosa succede all'interno del Teatro Greco nella mia città, due da professionista per quello che mi è successo durante il mio operato, e terzo, per salvaguardare la mia personale immagine, perché una diffamante accusa del genere, francamente, chi non conoscesse i fatti può pensare che io mi sia comportato in maniera criminosa, delittuosa, e questo non mi sta bene. Quindi ho voluto fare questa lettera per mettere a conoscenza tutti di ciò che ho subito e di ciò che è successo. Quindi ancora non le è stato comunicato il motivo perché ha ricevuto questa. No, nel verbale che mi è stato rilasciato ci sono gli articoli 610 e 612 e il sovrintendente che me lo ha fatto firmare mi ha detto che è violenza privata in concorso con altri, quindi suppongo con i miei clienti belgi stranieri di cui ho dato nella lettera, di cui ho scritto nella lettera. Quando lei è entrato nel teatro antico con i turisti, nessuno all'ingresso le ha comunicato i 2 euro aggiuntivi per la mostra di Piccolo? No, assolutissimamente no, perché io ero lì al gabbiotto e seguivo le azioni di questo capofamiglia che ha pagato i biglietti per tutti prima dell'ingresso, li ha distribuiti, ho detto li deve dare ad personam, e quindi ci hanno staccato i biglietti e poi siamo entrati. Come, ripeto, come ho descritto nella lettera, ho fatto la prima parte descrizione nella parte della cavea, nella parte bassa, e poi cercando di accedere verso la parte superiore dove dovevo andare a spiegare altre cose, lì è successo l'episodio che ha scaturito tutto questo. Cosa le è stato detto di preciso quando si è trovato di fronte a quella barriera all'interno del teatro antico? Ma c'era questo ragazzo dall'apparente età di 20 anni, quindi. E con una piccola transenna, lui era lì accanto a sta transenna, la transenna di compensato dipinta di nero, e mi dice: scusi, non si può passare. E io gli ho detto: scusa, perché? Dice: ma non le hanno detto nulla, niente alle casse. Ho detto: no, cosa mi dovevano dire? Dice: mi fanno fare sempre questa figura. Ho detto: ma dimmi cosa c'è? Dice: no, siccome c'è un'esposizione di sculture, per poter entrare in questa area bisogna pagare 2 euro. Ho detto: guarda che i clienti hanno già pagato all'ingresso, hanno il biglietto, quindi il titolo per visitare nella sua interezza il Teatro Greco. Fra altre cose, quella è una zona dove io devo andare a spiegare alcune cose. Ah sì, lo so, mi dispiace, ma non ci posso fare niente. Guarda, tu non ci puoi fare niente, ma io non devo accompagnare questi clienti. Quindi ho detto: facciamo una cosa, non so quale istituzione tu rappresenti, chiamiamo i carabinieri, se loro ci dicono che non possiamo passare ci asteniamo, se no cortesemente decidi cosa fare. Mi ha guardato un po' incerto, poi sposta la transenna e mi dice: prego. E quindi ho detto ai miei clienti: prego, accomodiamoci. Ho fatto le spiegazioni di rito. In quell'area siamo usciti, c'era sempre il ragazzo vicino alla transenna, quando ci ha visto uscire ha rispostato lui la transenna, per cui ho continuato. Poi mi sono congedato, così come ho descritto nella lettera con i miei clienti, e ho cercato di capire alla cassa qual era per me questa anomalia. Ho cercato di verificare questi fatti, e lì, nella descrizione che ho dato, mi si è data una spiegazione un po' empirica, perché erano incerti, non avevano nulla in mano. Nella sua attività, nella sua professione di guida turistica, aveva mai visto qualcosa del genere? No, in questi termini mai nessuno si era mai opposto ai turisti.
e ripeto, così come ho descritto nella lettera, nel mio girovagare per la Sicilia, manifestazioni simili sono state approntate e fatte a Segesta e ad Agrigento. A Segesta non c'era nessun emolumento supplitivo da pagare, ad Agrigento, nella cassa regionale all'ingresso, il prezzo era maggiorato ad 11 euro anziché a 10 euro, ma questo giustificava la scelta del cliente a monte, cioè io decido se entrare nel parco archeologico o meno. Quindi la situazione per me al Teatro Antico di Taormina è totalmente anomala, non capisco come si possa far pagare due volte per fruire della stessa zona archeologica, che ci sia o non ci sia installata qualsiasi altra cosa. Lei ha detto di aver letto quella riflessione, quel pensiero di Gabriele Lavia sul Teatro Antico in particolar modo, quella rilasciata a Blog Taormina. Sì, sì, dopo che mi era successo questo episodio, proprio il giorno dopo è uscita su Blog Taormina, sulla testata di Blog Taormina, un'intervista a firma del direttore del blog al regista Gabriele Lavia, per cui nell'intervista generale faceva anche riferimento a qualche cosa di anomalo nella fruizione del Teatro Antico nello specifico. Anche se la lettera è stata inviata ieri e quindi è stata pubblicata nella giornata di ieri, è arrivato qualche gesto di solidarietà da parte delle istituzioni e comunali e a livello regionale, se già qualcuno l'ha contattata? Sì, grazie a Dio sì, perché già tre consiglieri comunali mi hanno avvicinato, uno dei consiglieri che fa parte della quarta commissione, se non vado errato, ha voluto la documentazione in mio possesso e avrebbe fatto dei passi al comune, alla giunta, al consiglio tutto, al sindaco, non lo so in quali termini e modalità. E poi tanti colleghi fra ieri e stamattina mi hanno chiamato, mi hanno manifestato la loro solidarietà e per tutti suona come uno scandalo. E anche grazie a Dio nella mia città, passeggiando o camminando per la strada principale, ho avuto manifestazioni di affetto, di solidarietà e di compartecipazione a tutto questo, che è la cosa, chiedo scusa, mi preme di più per poter salvaguardare la mia immagine infangata da una infamante accusa. Ecco, tornando invece al Teatro Antico, perché secondo lei si sta portando avanti questa concezione? Quasi come se il Teatro Antico fosse il bancomat da cui trarre sempre benefici a livello esclusivamente economico. Guardi, io non entro nel merito delle situazioni economiche di gestione, privati, non privati. Io ho fatto semplicemente rilevare l'anomalia che c'è stata e la forzatura, vorrei dire, nei confronti dei miei clienti in primis. A seguito, io avendo un cartellino, un tesserino della regione siciliana con un'iscrizione all'albo, dove avevo passato un esame di prefettura per quell'abilitazione, io sono abilitato ad entrare e uscire dai siti museali o archeologici per spiegare o quantomeno per andare a vedere cosa c'è, per andarlo a spiegare, nella fattispecie se c'era anche una mostra, venendolo a sapere, io non devo né pagare un pedaggio superiore ulteriore perché ho questa facoltà di poter accedere tranquillamente e non credo che qualche ente privato o no me lo possa impedire, o se me lo impedisce me lo deve fare in maniera canonica e secondo i diritti del cittadino e del professionista della fattispecie. Ha già contattato un avvocato per questa vicenda? Io ho già contattato un avvocato di Messina che mi è stato assegnato di ufficio e al momento mi ha detto non sono stato avvisato, non ne so nulla, dovrò acquisire gli atti presso la Polizia di Stato e capire esattamente di cosa si tratta. Quindi al momento non so neanche chi mi abbia denunciato perché al commissariato mi è stato detto che non mi è dato sapere. Grazie. Grazie a voi.